messaggio che ho provato a lanciare oggi è stato duplice. Da un lato ho cercato di spiegare quali sono i motivi per cui fare startup è diventato apparentemente una moda. I motivi sono importanti di natura economica e ho cercato di mostrare quali sono e come da dove nascono. E poi ho cercato di spiegare quali sono le difficoltà nel fare le startup. Fare una startup è la cosa più bella del mondo, diciamo, la mia esperienza è che è una roba bellissima, ma è una cosa molto rischiosa. Visto il rischio che è implicito, bisogna evitare di fare almeno gli errori più banali. Ho cercato di spiegare quali fossero questi errori più banali. Ovviamente non ho dato nessuna ricetta per fare startup di successo, non ho la più pallida idea di come si faccia una startup di successo. Io credo che in Italia abbiamo davanti a noi un'opportunità. Il mondo del business as usual sta cambiando, non valgono più le regole che hanno sempre valso in Italia, e c'è una necessità ormai importante di far crescere un nuovo tipo di imprenditoria. Per cui sono abbastanza ottimista. Questo non significa che però sia possibile far nascere un nuovo tipo di imprenditoria senza sforzarci tutti quanti e senza fare anche degli inevitabili errori. L'importante è riuscire a, stavolta almeno, a individuare chi è veramente in grado di dare supporto al movimento, e da questo punto di vista, diciamo, tutta l'attenzione mediatica può, da questo punto di vista, è un'opportunità ma è anche un rischio.